Alessandro, gol seppur sul rigore, ma soprattutto una prestazione oggi convincente di tutta la squadra. Una Virbese che ha giocato da squadra, l'avevamo visto già a Latina, l'avevamo visto già in parte con la Juve Stabia, e una Virbese in crescita. Sì, assolutamente. Purtroppo, anche se abbiamo poco tempo, ci voleva un po' di tempo, scusate il gioco di parole, perché abbiamo cambiato il terzo allenatore. Arrivare alle idee del mister ci voleva un po' di tempo e diciamo che si stavano vedendo i miglioramenti, ma io credo che il miglioramento è stato superare lo step mentale, cioè capire l'importanza di avere ancora la possibilità di uscire fuori da una situazione critica. Abbiamo parlato molto, ci siamo fatti tanti esami di coscienza e credo che oggi abbiamo dato una grande risposta. Voglio fare un applauso grande al nostro pubblico, perché io gioco da tanti anni e non avevo mai visto un pubblico che, nonostante non avesse soddisfazioni da tanto tempo, fuori casa ci hanno applaudito. Ho visto gente piangere, che mi ha toccato tantissimo questa cosa. Ho parlato con la squadra e oggi abbiamo giocato soprattutto anche per loro. Il mister ha detto contento per la città di Viterbo, compresi i tifosi. Senti, però oggi i nuovi qualcosa in più hanno dato, rispetto per tutti, ma lì davanti Iallo vi ha dato una grossa mano con la sua profondità. Anche se veniva in ce la dava, lo vogliamo fare. Noi avevamo bisogno di un po' di freschezza mentale. Mastro Pietro, Yallov, lo stesso Ingegneri, che io ho giocato con lui a Modena, è un difensore di tutto rispetto, sicuramente hanno migliorato la squadra, ci hanno portato quella freschezza che avevamo bisogno. Ovviamente stiamo parlando di giocatori già pronti, differente da altri che magari erano al primo anno, giocatori che sanno gestire la gara, che ti danno un'opzione diversa, tipo la profondità che ti dà Yallov, la gestione della palla che ti dà Mastro Pietro. Quindi sono contento, ci sono integrati bene, siamo stati bravi a farli integrare e dobbiamo continuare assolutamente, abbiamo la possibilità di trasformare questa stagione negativa in un grande miracolo. Il miracolo che ci aspettiamo tutti è cominciare da domenica. Mister ha detto fatemi godere una giornata, ne parliamo martedì, però domenica... Sì, questa è la mia prima intervista da vincente, quindi me la voglio godere anche io. Domenica affrontiamo una corazzata. Ci giochiamo, ragazzi, tanto male che va perdiamo, giochiamo contro una squadra che è costruita da 3-4 anni, sta strappando il campionato, sta vincendo con tutti, ma noi andremo a battagliare. Abbiamo un obiettivo molto importante che fondamentalmente è lo stesso obiettivo loro giocano per vincere, dove salvarci, non cambia niente, anche perché all'andata quel 3-2 ancora brucia all'85esimo, tu hai procurato il primo gol tra l'altro, sì. No? Con quella bella pressione sul loro difensore. Quindi è una squadra dove si può ripetere il miracolo anche. Sì, sì, loro anche sicuramente ci lasceranno spazio, perché è una squadra che tende ad attaccare, a predominare la gara, e noi cercheremo di sfruttare lo spazio che ci concederanno con la nostra rapidità e anche con la nostra esperienza in questo caso. Bene, Io solo una cosa. Ciao. Senti, normalmente tu negli ultimi anni hai sempre fatto parte delle corazzate, no? Quindi oggi ti trovi nella posizione inversa. Quindi se ci racconti un po' la differenza a livello emotivo. Negli ultimi 10 anni, anche di più, ho giocato sempre per vincere. Questo è il mio primo anno che gioco per salvarmi. Ecco, non sono mai stato in questa situazione. Però quando incontravo i miei ex compagni che facevano questo campionato mi dicevano guarda che è la stessa cosa, non cambia niente, anzi tu giochi per vincere a volte anche meglio, e avevano ragione, perché le squadre che giocano per vincere hanno comunque un'ansia di chiudere subito il campionato e arrivare subito a festeggiare, e le partite che loro devono vincere sono proprio queste, perché vincere magari contro il Crotone può essere anche facile, ma vincere le partite che magari sulla carta sono facili è lì che devono passare per vincere il campionato, e troveranno sicuramente una Virbese molto incazzata.